Ok signori, benvenuti più minimal. Oggi stile più sobrio, più calmo, senza i soliti effetti splesciosi, splesciati come dicono in tanti. Ragazzi, benvenuti, bentornati, chiunque voi siate, su Anto Show e nella community degli over, dove diventeremo sempre più over, soprattutto a Yu-Gi-Oh! Voi sapete che ci piace tanto sperimentare, ragazzi. Ho visto che vi piacciono questi video in cui andiamo a vedere approfonditamente un deck, in cui soprattutto facciamo vedere le decklist. Anche quelli che vogliono le decklist dei video precedenti, non preoccupatevi perché metteremo tutto in descrizione. Oggi iniziamo con questo format un po' nuovo. Non so se porterò altri video, insomma, ragazzi. Come sempre, la palla ce l'avete voi. Fatemi sapere se questo tipo di contenuto vi piace. Un contenuto in cui andiamo a vedere un deck molto più in profondità, un contenuto in cui ci andiamo a giocare, un contenuto un po' più di sostanza, ecco, piuttosto che di effetti speciali e tutto. Oggi vi facciamo vedere il True Draco di febbraio 2019. Ragazzi, questo deck è ancora super consistente, si può ancora giocare. Ovviamente è stato colpito malamente dalla banlist e il suo mostro più potente, il signor Masterpiece, non tornerà mai più, altrimenti sarebbe un top meta deck, sarebbe il deck più forte del mondo. Però, nonostante tutti i colpi inferti dalla signora Blacklist di Yu-Gi-Oh!, rimane ancora vincente, vincentissimo. Io ci ho vinto competizioni belle fighe con sto mazzo. Ed è il mazzo che vi faccio vedere oggi. Andiamo a vedere per prima cosa la decklist e poi ci andiamo a combattere anche contro i mazzi meta, ragazzi, sperando di beccare, insomma, pure i nostri amici di Under Dragon, Sky Striker e tutto. Andiamo a vedere per il mazzo. Tanti di voi lo conoscono, tanti di voi non lo conosceranno, ve lo spieghiamo molto molto sinteticamente. Allora, abbiamo il motore principale. Questa è la carta più importante. Tutti i mostri True Draco e True King sul terreno guadagnano 300 di attacco e difesa. La prima volta che un mostro True Draco True King evocato tramite tributo sta per essere distrutto, non viene distrutto. Quindi ciò vuol dire che se un drago bianco, per esempio, ci attacca lei che ha 2400, non viene distrutta la prima volta, occorre un altro drago bianco per distruggerla. E, una volta per turno, l'effetto più forte della carta, possiamo spaccare una carta nella mano o sul terreno per aggiungere una qualsiasi carta, vero re, ovvero drago. Va bene? Perfetto. Adesso, un'altra carta molto molto bella figa. Adesso andiamo a vedere le carte e poi andiamo a vedere anche il mazzo come funziona, diciamo. Questo qua ci fa targettare tre carte, True King o True Draco, nel cimitero, ce le fa aggiungere al deck, li mischiamo e peschiamo una carta. Carta è bella consistente questa carta, insomma, va ad aiutare il motore di draw. Come il draw power è sincronizzato con Heritage, ragazzi. Questa carta ci fa pescare carte dalla cima del deck pari ai mostri, alla tipologia di carte True King o True Draco mandata al cimitero. Ciò vuol dire che se ho mandato nel corso del turno, prima dell'attivazione di questa carta, un mostro e una magia True King o True Draco, io posso pescare due carte. Perfetto. Ricastro Goblin, solito, paghiamo 1000 all'avversario, diciamo, sì, glieli doniamo e peschiamo una carta. E poi tre bellissime duality. Riveliamo le prime tre carte dal deck e ne aggiungiamo una alla mano a nostra scelta, una delle carte più forti del gioco. Peschiamo fino a quando abbiamo tre carte nella mano, non possiamo evocare specialmente nel resto del turno, l'avversario non acquista danno all'effetto nel turno, scusate, e infatti noi la attiviamo dopo la battle phase di solito. E alla fine del turno, se abbiamo carte in mano, dobbiamo scartarla al cimitero. Terraformare, non ho bisogno di parlare. Eruzione dei monarchi, se abbiamo un mostro evocato tramite tributo sul terreno, nega gli effetti di tutti i mostri sul terreno che non sono stati evocati tramite tributo, ok? E durante la land phase, se non controlliamo un mostro evocato tramite tributo, dobbiamo mandare questa carta al cimitero. Apocalisse True Draco, il motore trappole, il motore che distrugge le carte dell'avversario. Dunque, con questa carta noi possiamo spaccare una carta True King o True Draco sul nostro terreno e se lo facciamo, tutti i mostri dell'avversario che sono in attacco o in difesa, chiaramente, hanno attacco e difesa dimezzati, ok? Poi hanno anche altri effetti che li andiamo a vedere dopo, ragazzi. Ci sono degli effetti cumulativi, diciamo. Questa, limitata ad uno per ovvi motivi, ci fa richiamare un mostro True King o True Draco dal cimitero al terreno. Lo evochiamo in difesa, ma i suoi effetti sono negati ed è chiaramente un'evocazione speciale, quindi dobbiamo un po', insomma, un po' in contrasto con la filosofia principale del mazzo.
i mostri, Innissite, il mostro più potente del mazzo, a mio avviso. Ogni volta che l'avversario triggera un effetto, ci fa prendere in mano, oppure ce la fa attivare direttamente, una carta magia True King o True Draco. Stessa cosa per Majesty Maiden, Madame Igella, che ci fa però solo aggiungere alla mano un mostro True King o True Draco, se l'avversario sempre triggera un effetto. E poi Dynamite, ovviamente, anche lui limitato ad uno, sempre per i soliti ovvi motivi, e lui ci fa aggiungere alla mano o mettere direttamente sul terreno da attivata una carta trappola, proprio perfetto. Queste sono le carte di oggi, diciamo, le carte che vanno a rendere il deck molto molto competitivo. Quello che avete visto era, insomma, il motore di Draw Power, il motore con la D del True King. Struggling Battle, e cioè Evenly Matched, scontro ad armi pari. Alla fine della Battle Phase, se l'avversario controlla più carte di noi, possiamo far bandire all'avversario coperte tutte le carte che lui ha, finché non controlla lo stesso numero di carte. Il bello arriva quando non abbiamo carte in mano, perché la possiamo attivare direttamente dalla mano alla fine di qualsiasi Battle Phase, o nostra o nel turno dell'avversario. In sostanza, se accade questa cosa, l'avversario si ritrova con solo una carta sul terreno, quindi è proprio assurda come cosa. In permanenza infinita, se non controlliamo carte possiamo attivare questa carta dalla mano. Bersagliamo un mostro scoperto che l'avversario controlla, neghiamo i suoi effetti fino alla fine del turno. Poi, se questa carta era stata settata prima dell'attivazione ed è sul terreno durante la risoluzione dell'effetto, per il resto del turno, signori, neghiamo spell o trap nella stessa colonna del mostro bersagliato. Eruzione dei Monarchi, l'abbiamo vista prima, e questa anche è una bellissima novità, bella succosa. E Sensor Differentiation, non sapevo se chiamasse Sensor Differentiation, no, questa qua ad oggi è chiamata, ce ne può essere solo uno. È una specie di rivalità dei Signori della Guerra. Ogni giocatore può controllare un solo tipo di mostro, ok? Quindi ciò vuol dire che possiamo controllare, per esempio, noi solo mostri Wyrm. Se ci ritroviamo sul terreno, al momento dell'attivazione di questa carta, mostri di più di un tipo, beh, che cosa va a succedere? Va a succedere che dobbiamo mandare al cimitero mostri finché non abbiamo solo un tipo di mostro sul terreno. Capite benissimo che contro certi mazzi, come per esempio i mazzi combo, questo qua è pesantissimo alla grande. Poi, side, Artifact Lancia, una sorta di hand trap, come diceva il nostro collega Mike. Possiamo settare questa carta dalla mano alla zona spell trap, esattamente come se fosse una carta magia. Ma, e qui arriva il bello, durante il turno dell'avversario, se questa carta è nella zona carta magia o trappola ed è distrutta e mandata al cimitero, possiamo evocarla. È una cosa molto interessante perché c'ha 2300 in difesa, quindi è un bel baluardo da buttare giù. Cosa ancora più interessante arriva qui, perché possiamo tributare questa carta dalla mano o scoperta sul terreno e nessun giocatore può bandire carte per il resto del turno. E questo è un effetto rapido. È bella pesante perché è proprio una hand trap in sostanza. Inspector Border, una delle carte, devo dire, questa qua ha uno degli effetti più complessi del mondo, cioè vi giuro, in pochi l'hanno capita sta cosa. Non può essere, no, non vi preoccupate che ve lo spiego chiaramente, non può essere evocata normalmente o specialmente se controlliamo un mostro, ok? Già se vedete attacco e difesa 2000 e 4 stelle, capiamo che è un mostro particolare. E nessun giocatore può attivare l'effetto di un mostro. Questo è abbastanza articolato come effetto. Questo non può essere evocato normalmente o specialmente se controlliamo un mostro. Nessun giocatore può attivare effetti di mostri a meno che il numero di effetti di mostri che quel giocatore ha attivato in precedenza in quel turno non sia inferiore al numero di tipi di carte mostro attualmente sul terreno. Rituale, fusione, sincro, xyz, pendulum. Se l'attivazione di un effetto viene annullata, tradurre dall'inglese queste cose è sempre una cosa, mamma mia, che emozione. Se l'attivazione di un effetto viene annullata, conta comunque per il totale di quel turno. Contano solo gli effetti che sono stati attivati mentre questo mostro era scoperto sul terreno. Capite? Quindi, in sostanza, nega gli effetti dei mostri sul terreno, diciamola così. La sfera di Ra, ragazzi, una delle carte davvero che rimangono tra le mie preferite, davvero. Non può essere evocata specialmente, richiede 3 tributi dal terreno di ogni giocatore. Quindi possiamo tributare 3 mostri all'avversario, ragazzi, 3 mostri all'avversario, ed evochiamo questa carta. Il bello arriva al turno dopo, perché all'end phase ci torna sotto il nostro possesso e non può essere bersagliato o targettata da attacchi o effetti di carte.
è praticamente un muro di cemento armato, diciamo così. Ultime due carte, le conoscete benissimo, queste Shared Ride. Per il resto di questo turno, ogni volta che una carta è aggiunta dal main deck o dal cimitero alla mano dell'avversario, eccetto pescando, noi possiamo pescare una carta ogni volta che l'avversario aggiunge in mano. Per esempio con le Trickstar noi peschiamo, è fortissima per il draw power. E anche questa è una trappola, quando viene attivata possiamo targettare due carte magiche o trappola sul terreno e le distruggiamo. Non possiamo fare la battle phase nel momento in cui attiviamo questa carta. Allora, nel video che adesso vi metto nella hand card, nelle schede, andiamo a fare le battaglie. In questo video facevamo una deck profile, ragazzi. Qual è il bello di questo mazzo? È molto consistente, pesca tantissimo. E poi le nostre trappoline True Draco o le magie True Draco hanno un bellissimo effetto quando vanno al cimitero, perché le magie possono spaccare carte nella zona carta magia o trappola dell'avversario, mentre le trappole quando vanno al cimitero ci danno la facoltà di distruggere mostri sul terreno dell'avversario. Quindi questo è il deck da torneo, e mi assumo le responsabilità di quello che sto dicendo, True Draco del momento. Adesso andiamo a fare ovviamente le partite per andare a dimostrare sul campo quello che diciamo, e ovviamente per far vedere al mondo che noi siamo gli over. Quindi seguitemi nel prossimo video, ragazzi. Ditemi se questo format vi piace e ditemi se vi piace al computer con il programma, perché potremmo farlo anche cartaceo, però col computer posso farvi vedere tutto. Ci mettiamo la metà della metà della metà della metà del tempo. Ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Seguitemi e vi metto tutto praticamente ora. Basta che cliccate tranquillamente sul link. Non vi preoccupate. Eccoci. Andiamo. Stay over.